Nazionale Francescana. No, la libreria internazionale Francescana, più dritto, va bene così, dove farà anche il film a copie e in veste di traduttore nonché editore Lorenzo Mazzini, che ci aiuterà nella traduzione delle parole del cardinale Avellino. Allora, questo incontro si intitola Credere attraversando il dialogo come stile della fede. Allora, un primo domanda, scusate, che vorrei rivolgere al cardinale Avellino è proprio sullo stile della fede, che cosa intende con la parola stile e come si coniuga con il termine dialogo. Spesso da parte di molti si immagina il rischio che per diventare troppo dialogante la Chiesa Cattolica rischi di perdere la propria identità e che quindi il dialogo le possa portare via qualcosa. Intanto è vero? E poi cosa intende appunto come stile della fede? Grazie. Che cosa significa per voi lo stile della foi e che stile è in contraddizione tra il dialogo, la foi, la missione? Buonasera. Buonasera, et excusez-moi parce que je vais parler en français. Scusate se devo parlare in francese, ma buonasera, lo dico in italiano. Comprendo l'italiano, ma non parlo ancora. Alors, d'abord je voudrais dire que aujourd'hui on a cette rencontre sur le dialogue et sur la paix, mais que la situation dans le monde fait de ces journées des jours de tristesse à cause de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, au Liban en particulier, et dans beaucoup d'autres situations. Et pour moi, ça a un rapport avec ce qu'est le dialogue. Ce n'est pas juste un sujet pour discuter, c'est quelque chose de vital pour l'humanité. Ecco, vorrei oggi in questo incontro dedicato al dialogo e alla pace, certo non possiamo dimenticare le situazioni del Medio Oriente, per questo che sono anche giorni di tristezza per quello che sta succedendo in Libano e in generale in Medio Oriente, ma penso anche che quello che sta succedendo ha qualcosa a che fare con il dialogo, che non è tanto un tema così tra gli altri, un tema su cui discutere basta, ma qualcosa davvero oggi digitale. Et le lien entre le dialogue et la foi, pour moi, j'ai appris cela auprès de Paolo VI dans son encyclique Ecclesiam Suam. C'était la première encyclique pape Paul VI, et on a fêté là cette année les 60 ans de cette encyclique, parce que en fait le dialogue, nous confessons,
nous chrétiens, que c'est le geste de Dieu, c'est le style de Dieu. C'est le style de Dieu que d'engager le dialogue. Quand on regarde dans la Bible, si on veut définir quel est le style, ce qui caractérise Dieu, à la fois d'ailleurs pour les juifs et pour les chrétiens, il me semble qu'on peut mettre quatre mots. La proximité, par exemple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, on dit, mais quelle est la nation dont le Dieu est plus proche d'elle que ne l'est notre Dieu? La proximité, la vicinanza. Ecco, il legame tra dialogo e fede. Io prendo una prima riflessione partendo dall'Ecclesiam Suam, la prima enciclica di Paolo VI, di cui quest'anno abbiamo festeggiato i 60 anni. Per noi cristiani confessiamo che il dialogo è il gesto di Dio, è lo stile di Dio. Se guardiamo nella Bibbia, proprio è il dialogo, il modo in cui Dio si rapporta con l'umanità, questo sia per ebrei che per cristiani. E ci sono quattro parole che vorrei affrontare per parlare di questo. La prima è la vicinanza, la prossimità. Nella Bibbia, nel capitolo 4 del libro del Deuteronomio, il popolo ebreo si chiede: ma qual è il popolo che ha un Dio così vicino più del nostro? Questo primo tema, la vicinanza, la prossimità. Le deuxième, c'est l'engagement de Dieu, l'impegno. Iniziare una conversazione de Dieu avec Abraham, avec Moïse, c'est ça le style de Dieu. Vicinanza et impegno dans l'histoire. Ecco, la seconda parola, avete già capito, è l'impegno a conversare, a dialogare. È Dio che prende l'iniziativa con Abramo, con Mosè, quindi impegno a conversare. Et pour nous chrétiens, l'engagement maximal de Dieu, c'est l'incarnation. Et c'est un engagement dans l'histoire jusqu'à y laisser sa vie. Mais toujours impegno. Le troisième mot, c'est l'alliance, alianza. Il y a l'impegno, mais il y a aussi la proposition de l'alliance pour qu'il y ait aussi un engagement de la part du peuple. Ecco, la terza parola è incarnazione, perché per Dio, per noi cristiani, l'impegno di Dio si è fatto carne, è diventato carne nella vicenda di Gesù, è diventato una storia. Quarta parola, alleanza, che è l'impegno, che è anche una proposta, affinché anche il popolo si impegni a sua volta in questo dialogo. E il quatrième mot pour définir le style de Dieu, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que même si l'alliance n'est pas respectée par le peuple, Dieu est miséricordieux. Voilà le style de Dieu. C'est quatre mots. En italien, ça fait viam, vicinanza, impegno, alianza, misericordia. C'est les quatre mots. Alors, le style de l'Église, c'est d'essayer de prolonger, de témoigner du style de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle aussi, il faut qu'elle soit proche, en particulier de ceux qui sont en difficulté. Il faut qu'elle s'engage, même si c'est périlleux, risqué pour elle. Il faut qu'elle vive une alliance, qu'elle témoigne de cette alliance. Et puis, il faut qu'elle ait la miséricorde. Voilà le style. E la quarta parola è la misericordia, perché se l'alleanza non viene rispettata da parte dell'uomo, Dio è misericordioso, Dio viene incontro all'uomo. Ecco, queste quattro parole, vicinanza, impegno, alleanza, misericordia, formano la parola via. Quindi
quattro parole che la Chiesa è impegnata e si deve impegnare a prolungare e a proseguire, ovvero la Chiesa deve essere vicina alle persone, la Chiesa deve impegnarsi anche a costo di rischiare, deve testimoniare questa alleanza e ovviamente deve essere vicina come misericordia. Ecco, a proposito di parole, la parola dialogo è una parola veramente bellissima, tutti credo, spero ci riconosciamo, è anche una parola che rischia di sembrare impotente di fronte a quello che sta succedendo non solo in Ucraina, ma in Medio Oriente, insomma, la parola dialogo come strumento di pace può sembrare una parola per sognatori. Immaginare la pace era il titolo del vostro incontro parigino. E quindi la domanda per la prima piazza è questo: il dialogo concretamente può avere un senso adesso in questo contesto, in questo scenario internazionale che sembra andare in tutt'altra direzione? Grazie, buonasera. Innanzitutto dico che sono molto felice di essere accanto al cardinale Jean-Marc Avelin, di cui sono amico da qualche anno. Dico una parola sul cardinale, al di là della presentazione. Lui è un uomo del terreno, ma soprattutto è nato in Algeria. È nato in Algeria quando l'Algeria era francese, ma la maggioranza dei suoi abitanti erano musulmani, arabi, berberi, altre popolazioni, e lui ha vissuto nella sua vita tutto il travaglio, il passaggio che c'è stato durante la guerra d'indipendenza dell'Algeria e poi l'Algeria indipendente, di una famiglia francese nata in Algeria da generazioni che ha dovuto lasciare quel paese, come molti migliaia e migliaia di francesi nati in Algeria, è tornato in Francia poveramente. Suo papà lavorava alle ferrovie algerine, poi è stato assunto per i francesi, ma ha vissuto questo travaglio di un mondo di coabitazione, di dialogo, di vivere insieme, le vivre ensemble, si dice in francese, che si frantumava a causa della politica, perché i due popoli, il popolo algerino e il popolo francese, non riuscivano più a vivere insieme, perché gli algerini, i francesi nati in Algeria erano identificati con la Francia, con la madrepatria, non erano più riconosciuti come figli dell'Algeria, come i musulmani. E dunque le parole che ascoltate dal cardinale sono parole molto importanti, perché sono frutto di una storia di sofferenza, di lacerazione che ha attraversato il mondo mediterraneo nel Novecento. Prima il nostro mondo era un mondo di coabitazione, ebrei, musulmani e cristiani vivevano insieme in pace. Poi dopo questo mondo via via si è frantumato e noi abbiamo visto tante comunità cristiane lasciare la riva sud del Mediterraneo e il Medio Oriente. Quanti cristiani hanno lasciato il Medio Oriente per motivi politici o anche religiosi? E come è finito un mondo? Ecco, il cardinale è testimone della fine di quel mondo, ma sta cercando, come arcivescovo di Marsiglia, di ricostruire quel mondo che si è rotto, di ricucire un mondo ferito. E nella sua diocesi c'è un grande lavoro di dialogo con i musulmani, con gli ebrei, con chi non crede. E vedete, questa è l'opera della Chiesa. Tu mi chiedevi, grazie, la parola dialogo cosa significa, cosa può significare ora, oggi nella vita dei popoli. Non c'è dialogo, non c'è dialogo, non c'è dialogo tra gli stati. Avete visto cosa è successo a New York al vertice dell'ONU? Ognuno parla, ma nessuno ascolta, non c'è dialogo. Si sono perse quelle tensioni unitive che hanno fatto la vita almeno del secondo dopoguerra in Occidente. Ebbene, senza dialogo il mondo sta morendo,
senza dialogo il mondo muore. Allora io dico, ci vuole più dialogo, perché non c'è dialogo. Lei mi chiedeva giustamente, il dialogo è una parola ingenua oggi? No, è la parola della concretezza, è la parola di ciò che serve oggi, perché manca, e quando manca il dialogo il mondo muore. Muore la Palestina, muore il Libano, muoiono come è morto l'Iraq e tante altre situazioni in Medio Oriente a causa della mancanza di dialogo o del voler appunto portare i nostri valori così, no? Si è detto portiamo la democrazia in Medio Oriente, ma cosa significa? Sono culture diverse, quella occidentale, quella americana e quella araba medio orientale. Bisogna rispettare le culture degli altri e introdurre, diciamo, delle novità con calma, con attenzione, con rispetto. Allora, il dialogo tra le religioni, la comunità di Sant'Egidio ha avuto l'intuizione, dopo il 1986 ad Assisi, quando Papa Giovanni Paolo II chiamò tutte le religioni a pregare per la pace, era il tempo della guerra fredda e la parola pace era la parola dei regimi comunisti, era la loro retorica. I comunisti, i regimi comunisti nell'Europa orientale parlavano di pace, ma non lasciavano liberi i loro cittadini. E quindi Giovanni Paolo II, che veniva dalla Polonia e conosceva la retorica di quel mondo, disse no, la pace è delle religioni, non è dei comunisti. Ma non era un discorso anticomunista, era un discorso di dire dobbiamo riacquisire la forza dei nostri valori cristiani, musulmani, ebrei, per cui per noi la pace è tutto, è nella sapienza dei nostri libri santi. Ora il cardinale citava il Deuteronomio, nella sapienza delle nostre scritture c'è questo grande tema della pace. Allora Sant'Egidio ha avuto l'idea di continuare quel percorso di Assisi, quello che si è chiamato poi lo spirito di Assisi, lo dico qui in casa dei Francescani, nel Festival Francescano, perché questo dialogo crescesse nel mondo e vincesse l'antipatia, la mancanza di rispetto, il disprezzo che avevamo gli uni verso gli altri. Mai sentirsi superiori agli altri. Mai, il problema è camminare insieme, mai sentirsi portatori della civiltà migliore, il problema è camminare insieme, diceva una grande antropologa francese, Germaine Tillon, che ha lavorato anche molto in Algeria, diceva che ha conosciuto bene il senso della vita delle popolazioni anche ancestrali. Il mondo necessita di una politica di conversazione con l'altro, politica di conversazione con l'altro. E oggi lo vediamo, il dialogo manca in famiglia e la famiglia ne risente, si indebolisce tra genitori e figli. Il dialogo manca tra le istituzioni, tra i cittadini, tra gli studenti e i professori, e manca anche tra i popoli. Ed è per questo che noi crediamo che ciò che ci spinge all'incontro con gli altri, che può salvare il mondo, può guarire il mondo dalle sue ferite, è proprio il dialogo. È chiaro che quando io dialogo metto tutto me stesso, ma devo anche ascoltare, non devo pensare di avere per forza ragione. Ma la vita si costruisce così, come in famiglia, come nei rapporti tra uomo e donna. Oggi nella Chiesa si parla tanto del rapporto tra uomo e donna, anche il Papa l'hanno adesso in Belgio, ha detto tu non rispetti le donne, ma povero Papa, stava parlando del ruolo della donna nella Chiesa. Ma se non si capisce la comunione, cioè il fatto che si deve camminare insieme, che camminare insieme è difficile, è complesso, ma è l'unica via di salvezza, perché nessuno si salva da solo. Lo abbiamo capito durante la pandemia da Covid, ce l'ha detto il Papa in Piazza San Pietro in quel marzo del 2020, nessuno si salva da solo. E allora il dialogo è ciò che ci salverà, almeno questo è quello che noi crediamo.
Marseille. Torniamo a Marseille. Alle ferite, che sono il tema di questo festival francescano, Festival delle blessure. Le ferite che stiamo vedendo nella tutta di Francia sono tantissime. La ferita del clima, la ferita delle guerre, la ferita della convivenza. Lei che è un teologo, ma è anche un uomo d'azione. Come se lo immagina un futuro in cui queste ferite si possano riuscire? Grazie. Prima vorrei dire che tra Sant'Egidio e Marsiglia c'è un uomo, e questo uomo è il cardinale Cegarai. E il cardinale Cegarai ha fatto le lien entre nous, e je suis très heureux de travailler encore aujourd'hui et encore plus avec Sant'Egidio. E vorrei dire che tra la comunità di Sant'Egidio e Marsiglia c'è in mezzo un uomo che era il cardinale Ece Garrai, che è stato proprio il legame tra noi, e quindi oggi sono contento proprio di ricordarlo. Le blessure che vous évoquiez liées au climat, all'environnement, à l'angoisse aussi des migrations, à la guerre, à la pauvreté, toutes ces choses-là qui sont des défis pour la Méditerranée et pour le monde. Moi, il me semble voir aussi chez beaucoup de jeunes que ces blessures suscitent une angoisse très profonde, terrible, par rapport à l'avenir. Et je comprends, parce que on voit que les organisations politiques parlent beaucoup, mais les actes souvent tardent à venir. Et je comprends que ça, ce soit très angoissant pour les jeunes générations. Certo, queste che lei ha elencato, clima, l'angoscia delle migrazioni, le guerre, la povertà, sono tutte sfide per il Mediterraneo, e molte persone davvero pensano che queste situazioni creano delle angosce molto profonde per loro, molto profonde per l'avvenire. E quindi comprendo che questa angoscia cresce, anche perché vediamo che le organizzazioni politiche parlano molto, ma le soluzioni tardano ad arrivare. Le contraire de l'angoisse, c'est l'espérance. Alors la question est, où aller chercher de l'espérance aujourd'hui? Et il me semble que, si je reviens à la Bible encore, que la source, l'une des sources de l'espérance, c'est la mémoire, et qu'aujourd'hui nous avons à ne pas oublier les blessures de l'histoire, ne pas oublier aussi les relèvements, les solidarités, les choses qui permettent de traverser les moments difficiles de l'histoire. La mémoire aujourd'hui n'est pas beaucoup facilité ou répandu, et l'Église, me semble-t-il, a aussi un devoir de mémoire pour que l'histoire ne se répète pas, pour que nous soyons capables de tirer les leçons de l'histoire. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut se souvenir quand même, quand on voit la montée de l'antisémitisme, ne pas oublier les ravages que cela a fait, même si l'Église doit aussi reconnaître ses torts. Mais reconnaître ses torts n'empêche pas de regarder la mémoire, de regarder l'histoire, et de voir aussi comment on a pu surmonter les crises. Et c'est comme ça qu'on ne sera pas abattu par l'angoisse, mais qu'on aura la possibilité d'une certaine espérance. C'est ce que devrait faire l'Église, parce que c'est son rôle, faire mémoire de la mort
et de la résurrection du Christ. Ecco, di fronte a queste situazioni il contrario dell'angoscia è la speranza. Però la domanda che ci viene è dove andare a cercare la speranza? E mi sembra che se, ancora una volta, torniamo alla Bibbia, l'unica fonte di speranza è la memoria. Oggi non dobbiamo dimenticare le ferite della storia, al contempo non dobbiamo dimenticare le tante solidarietà che hanno permesso di superare le ferite della storia. Certo, operare memoria non è cosa facile, però c'è davvero un dovere di avere memoria. Da un lato perché la storia non si debba ripetere e dall'altro perché la storia appunto diventi maestra di vita. Pensiamo ad esempio all'antisemitismo. Ecco, dobbiamo recuperare la memoria e in questo io penso che la Chiesa abbia un ruolo che debba fare memoria della vita, della morte e della resurrezione. Il y a un an, le pape était à Marseille. Et nous avions invité des évêques de tous les pays de la Méditerranée, de toutes les rives, et aussi des jeunes de toutes les rives et de toutes les religions qui sont au bord de la Méditerranée. Et dans les discussions sont nées aussi des amitiés, des engagements, et ce sont ces choses-là qui sont des petites gouttes d'eau, mais qui sont des germes d'espérance contre l'angoisse des différentes blessures. Ecco, proprio un anno fa, in questi giorni, Papa Francesco è venuto a Marsiglia. In quell'occasione abbiamo invitato a Marsiglia i vescovi di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, di tutte le rive del Mediterraneo e anche diverse persone di varie religioni. Ecco, proprio negli scambi, negli incontri, nelle discussioni, nelle conversazioni tra queste persone, io ho visto proprio delle piccole gocce d'acqua, piccole, che rappresentano dei segni di speranza di fronte alle angosce che abbiamo prima elencato. Faccio l'esempio delle migrazioni. Il discorso pubblico sulle migrazioni è sempre fortemente negativo e penalizzante verso i migranti e verso tante situazioni. Ma così, e noi sappiamo che invece la realtà è un'altra. Quanti migranti sostengono la vita del nostro paese, ma anche quanto bisogno esiste di tutto questo. E sappiamo anche quanto manca invece una politica di integrazione nei loro confronti. C'è, su ogni questione, ci siamo abituati a una narrazione negativa e vittimista, e questo è il mondo degli adulti, che pesa sulla vita dei giovani. Io credo che noi adulti abbiamo una grandissima responsabilità, cambiare la narrazione, non imporre agli altri ciò che devono fare, ma ascoltare di più le domande e le ferite del mondo giovanile e provare insieme a costruire dei percorsi che non siano soltanto fai questo o fai quest'altro, ma anche a preparare una realtà dove non ci sentiamo più vittime,
perché ormai ci sono genitori che si sentono vittime dei figli, il che è una follia. Il genitore deve voler bene ai propri figli, deve sostenerli, aiutarli, guidarli e anche lasciarli liberi. Ma così è sempre nella nostra società occidentale. E dunque io credo che c'è bisogno di ricostruire un'alleanza sul positivo, su ciò che c'è di buono, e c'è tanto di buono di cui non si parla mai. Perché se continueremo a parlare negativamente a chi è più giovane, metteremo nel loro cuore del veleno, un'immagine negativa del mondo, del futuro e del domani. Ecco, questa sento essere una grande responsabilità del mondo degli adulti. Poi c'è tutto il mondo dei grandi adulti, e invece qui questa è un'altra follia della nostra società, che separa i vecchi, gli anziani dai giovani. Separare gli anziani dai giovani vuol dire che tante volte gli anziani finiscono in istituti, finiscono isolati, finiscono gli ultimi anni della loro vita nell'isolamento e nella solitudine, staccati dalle generazioni più giovani, che invece avrebbero tanto bisogno di un nuovo rapporto con gli anziani. Io amo molto l'idea di Papa Francesco, la forza dei giovani e la sapienza degli anziani, ritrovare le strade per mettere insieme queste due generazioni. Cambiare la narrativa, cambiare la narrativa, sì. E promuovere l'esperienza dell'incontro, è importante. A Marseille il y a des jeunes qui viennent de la région parisienne pour travailler dans les quartiers pauvres. Alors ils viennent de la région parisienne plutôt riche, mais ils viennent passer quelques mois, 5 mois, 6 mois, peut-être 1 an, dans des quartiers pauvres pour aider. Et je vois, au début, ils arrivent, ils ont des idées sur l'islam, négatives, à cause de la narration. Au bout de 6 mois, ils repartent, ils ont des amis musulmans. L'expérience a changé la narration. Et c'est leur expérience à eux. Et donc pour guérir, il faut changer la narration et promouvoir l'expérience de la rencontre. C'est la rencontre, la chose vaut mieux que le mot. Il faut la vivre. Ecco, Marco ha detto cambiare, fare esperienze e cambiare la narrazione. A Marsiglia ci sono dei gruppi di giovani della regione di Parigi, sostanzialmente benestanti, ricchi, che vengono a fare delle esperienze di servizio nei quartieri poveri di Marsiglia e vengono per un periodo di 6 mesi, di 4 mesi, di 1 anno, e all'inizio ad esempio arrivano con un'opinione abbastanza negativa sull'Islam. Poi nel giro di qualche mese, 4-5 mesi, quando ripartono, hanno degli amici musulmani. Ecco, questo vuol dire che l'esperienza, la loro esperienza ha cambiato la loro narrazione. Ecco, quindi forse bisogna cambiare narrazioni, per tornare al tema della speranza, e promuovere esperienze. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de guerres. Oui,
il y avait beaucoup de, peut-être beaucoup d'illusions. Mais pourquoi est-ce que ça a failli? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? À mon avis, il y a deux raisons importantes. C'est qu'il manque deux choses. Il manque à la globalisation, surtout la globalisation économique, il manque le respect de la dignité de toute personne humaine, de chaque personne humaine. Il manque ça. Parce que on voit, la globalisation peut utiliser les personnes, mais ne pas les promouvoir. Et donc, je crois que ce qui manque, premièrement, c'est le respect de la dignité de chaque personne humaine. Et là, l'Église devrait être au premier rang, parce qu'elle croit que tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. Tout homme et toute femme. Et la deuxième chose qui manque aussi, c'est le service de l'unité de la famille humaine. Le respect de la dignité de chaque personne humaine et le service de l'unité de la famille humaine. Or, le contraire de l'unité, ça n'est pas l'uniforme, ce n'est pas la différence. Le contraire de l'unité, c'est l'uniformité. Et la globalisation a plutôt voulu l'uniformité que l'unité des différences. Pour moi, c'est les deux raisons pour lesquelles la globalisation est décevante. Sì, io penso che sulla globalizzazione ci siano state diverse, molte illusioni. E se devo domandarmi cos'è che non ha funzionato, secondo me sono mancate due cose. Anzitutto parlo della globalizzazione economica, è mancato il rispetto della dignità di ogni persona. Lo vediamo, la globalizzazione manca di questo perché usa le persone, non le promuove. È mancato proprio il rispetto di ogni persona umana. E su questo devo dire che la Chiesa Cattolica deve essere in prima fila, perché ogni persona, ogni uomo, ogni donna è un fratello per il quale, una sorella per la quale Cristo è morto. E una seconda cosa è mancata nella globalizzazione, è mancato il servizio all'unità della famiglia umana. E su questo vorrei dire che il contrario dell'unità è l'uniformità. Ecco, la globalizzazione ha voluto promuovere l'uniformità, non l'unità. E questa è una delle ragioni per cui ha mancato le sue promesse. Grazie. Condivido quello che dice il Cardinale totalmente. Da parte mia aggiungo poche cose. Innanzitutto si è creduto che un modello, quello occidentale, potesse essere vincente per tutto il mondo. Non si è pensato che altre culture, altre religioni potessero comunque apportare, del bene al futuro del mondo. E quindi si è ragionato solo da una parte, come se ci fossero solo un vincitore e tanti vinti. Dall'altra parte si è insistito tanto sull'ego, sull'io, e si è dimenticato il noi, cioè si è dimenticato, come diceva il Cardinale, l'unità, e si è lavorato più, per portare avanti le ragioni di se stesso, delle persone, dell'individuo. Si è dimenticata la comunità e si è dimenticato il fatto che i popoli hanno un destino comune, come poi, ripeto, abbiamo visto durante la pandemia, in negativo ma anche in positivo grazie alle risposte che sono state date. È mancato una globalizzazione spirituale. C'è stata una globalizzazione materiale, tutta puntata sull'economia, ma si è perso
tutto ciò che di spirituale poteva essere importante per la vita degli uomini e delle donne, come se in fondo non contassero più. Aveva vinto l'economia, aveva vinto il progresso. A che serve la religione? A che serve lo spirito? A che serve l'anima? Ma gli uomini e le donne senza lo spirito, senza l'anima, in fondo si chiudono in se stessi, hanno paura degli altri, non respirano, non guardano più in alto e quindi vince la paura, diventano prigionieri della paura. E lo spirito, almeno questa è la convinzione dei cristiani, che libera. Lo spirito è libertà, è lo spirito che libera. Qui abbiamo visto un mondo soffocare nella paura, perché la globalizzazione ci ha messo in contatto con tante situazioni che nemmeno conoscevamo e che, non possedendole, ci hanno spaventato, ci hanno impaurito e hanno provocato tante chiusure, che poi vuol dire tanti scontri. Quindi sono mancate tante cose alla globalizzazione, ma io credo che è mancata appunto un'attenzione allo spirituale. Nel libro di Jean-Marc Perrin si parla anche di decentramento, una parola che sembra fare a lungo appunto con l'idea di parla di decentralizzazione. E c'è la suggestione, almeno da parte di chi legge questo libro, che sembra molto semplice, in realtà è ricchissimo di riferimenti teologici. Grazie, sì, sì. L'impressione è che sia meglio una chiesa decentrata, ma vera, spiritualmente concreta, rispetto a una chiesona globalizzata che però rischia di non portare da nessuna parte. Allora, decentré, che cosa vuol dire decentrare? Nel discorso che abbiamo fatto due. Se c'è un'interpretazione corretta. C'est-à-dire, il y a un mot dans le credo. On dit l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Ici, le mot qui est le plus proche de notre débat, c'est le mot catholicité. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Catholicité, c'est pas une étiquette pour dire « moi je suis catholique, donc je suis pas protestant, ou je suis pas orthodoxe, ou je suis pas anglican ». C'est pas une étiquette pour distinguer les confessions chrétiennes. Catholique, c'est une vocation qui concerne tous les chrétiens. Les catholiques n'ont pas le monopole de la catholicité de l'Église. Parce que la catholicité, c'est une vocation de l'Église qui est d'aider le Seigneur à rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme dit saint Jean. Et donc, c'est sa mission, la catholicité. C'est rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Alors, comment l'Église est-elle catholique? La catholicité de l'Église n'est pas proportionnelle à l'étendue de sa surface sociale. Au moment de Pentecôte, elle était déjà catholique. Or, tous ses membres tenaient dans une petite pièce. Donc la catholicité, c'est pas l'étendue, c'est pas la majorité. Elle peut être très minoritaire, comme en Algérie, et être profondément catholique. Je m'arrête un peu parce que sinon on va pas pouvoir traduire. Hein? Ecco, nel credo c'è una parola, quando parliamo della Chiesa, che in cui professiamo la Chiesa Santa Cattolica Apostolica. Ecco, la parola che più si avvicina oggi al nostro discorso è la parola cattolica, la parola cattolicità. Però bisogna comprenderla bene, perché l'appellativo cattolico non è un'etichetta, come dire, che distingue, come dire io sono cattolico, cioè non sono ortodosso, non sono protestante o quant'altro. Cattolico è una vocazione che interessa tutti i cristiani, e la cattolicità non è una prerogativa solo appunto di chi si professa cattolico, ma è la vocazione di riunire tutti i figli di Dio dispersi. La cattolicità è una missione. Ecco, quando la Chiesa è veramente cattolica non è questione di proporzione rispetto al numero dei suoi membri. Per esempio,
era già cattolica al momento della Pentecoste, quando c'erano pochi e persone anche di poche parti. Ecco, non è questione di essere maggioranza, si può essere ben cattolici, per esempio, se guardiamo alla chiesa minoritaria in Algeria, che ho conosciuto, in cui era pienamente cattolica, seppur minoritaria. E per revenir au mot de décentrement che vous avez utilisé, c'est vrai que je l'utilise beaucoup dans le livre, parce que je suis parti de cette phrase dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ce n'est pas marqué « Dieu a tant aimé l'Église », c'est « Dieu a tant aimé le monde ». Et donc, la mission de l'Église, c'est d'être au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Alors, quand elle comprend ça, elle comprend que son objectif à elle, c'est pas d'assurer sa survie comme institution, c'est pas d'assurer sa survie. Tant qu'elle fait ça, elle se croit au centre. Mais elle n'est pas au centre. Elle est comme le levain dans la pâte. À la fin, on ne cherche pas où est le levain. On cherche que le pain soit bien cuit pour être partagé. Et donc, tout ce travail sur la mission, c'est aussi un travail spirituel, comme a dit Marco tout à l'heure, qui consiste à se décentrer et être au service de la relation d'amour que Dieu porte au monde. Et toute la créativité pastorale de l'Église, pendant des siècles, au service de l'éducation, au service des malades, et encore aujourd'hui de multiples façons, c'est pour exprimer cette belle et grande mission. D'or et d'argent, je n'en ai pas, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ecco, vengo alla parola decentramento che lei ha usato e che uso nel mio libro, Il dialogo della salvezza. Sono partito in questo da un'espressione dell'Apostolo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Ecco, Dio, in questo versetto si dice che Dio ha tanto amato il mondo, non che Dio ha tanto amato la Chiesa. Ecco, la Chiesa deve pensarsi ad essere a servizio del mondo. Non deve la Chiesa pensare di assicurarsi la propria sopravvivenza come istituzione. Se fa così si pensa di essere il centro, ma in realtà tutto il lavoro è quello di essere a servizio dell'umanità, non a servizio di se stessa. E capite che tutto questo è un lavoro spirituale, come diceva prima Marco Impagliazzo, che consiste nel decentrarsi e nel mettersi in relazione a servizio del mondo. Questo è quello che, se ci pensiamo bene, nel corso dei secoli, la creatività pastorale della Chiesa, quella che è stata presente nell'educazione, nel mondo della sanità, dei malati, è espressione di questa missione di essere a servizio degli altri. Paolo e Pietro, Pietro e Paolo che dicono al malato: non ho argento e oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Allora, in chiusura, io ho una domanda che farei sicuramente se dovessi scrivere un articolo per entrambi, e sono già fatta bene, se c'è qualcosa che il Papa gli ha detto durante l'incontro dell'anno scorso di Marsiglia che non è uscito sui giornali. Il Papa dica che sono le passate sulle giornali. Ma se sì, 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 la scorsa settimana se non è più qualcosa di segreto e di particolarmente interessante che non è uscito sul giornale. Se ti le permette di dire qualcosa. Non, il Papa non mi ha pas donné de secret. Il Papa non mi ha dato dei segreti, non mi ha detto dei segreti. Ma moi j'ai compris des choses. Et je le vois encore aujourd'hui avec les voyages qu'il vient d'effectuer et aussi avec ce qu'il dit, avec son message, avec sa vie. J'ai compris deux choses. Ne jamais renoncer.
ne jamais renoncer. En italien, non arrendersi mai. Et toujours prendre des initiatives. Toujours prendre des initiatives. Prendere l'initiative. Toujours, toujours. Parce que c'est le style de Dieu, pour revenir au début. C'est le style de Dieu. Ne jamais renoncer, même quand il y a rupture d'alliance. Et puis, prendre des initiatives, chercher comment continuer à avancer. On le fait, Marco le fait, pour la paix dans le monde, et nous le faisons beaucoup pour la Méditerranée. C'est difficile, très difficile, mais ne jamais renoncer. Et prendre des initiatives, on vient de faire une rencontre avec des évêques et des jeunes à Tirana, en Albanie. On va lancer un bateau pour la paix à partir du mois de mars prochain qui fera pendant toute l'année du jubilé le tour de la Méditerranée pour former des jeunes sur toutes les questions que nous avons abordées, sur le dialogue, sur la paix, sur le climat, sur la prospérité, etc., etc. Prendre des initiatives sans arrêt parce que, et c'est la troisième leçon que j'ai comprise, ça n'est pas un secret, parce que l'Esprit de Dieu fait de nous des hommes et des femmes libres, et libres jusqu'au bout, libres de ne jamais renoncer, libres de prendre des initiatives, libres de toujours engager le dialogue. Dunque, il Papa non mi ha detto dei segreti, ma io ho capito alcune cose, questo sì, da lui. E l'ho capito anche nel viaggio qualche tempo fa in Asia, in questi giorni, e diciamo più generalmente della sua vita. Ho capito anzitutto di non arrendersi mai e di prendere continuamente iniziative, perché questo è lo stile di Dio, che non rinuncia mai a qualcosa di nuovo, anche quando l'alleanza del popolo è rotta, lui prende l'iniziativa. Questo è per esempio quello che stiamo facendo, che sto facendo per il Mediterraneo. Abbiamo appena avuto un incontro di giovani e di vescovi a Tirana e l'anno prossimo, da marzo, per tutto l'anno del Giubileo, una barca di pace con a bordo molti giovani girerà tutto il Mediterraneo per formare giovani di ogni parte del Mediterraneo sulla questione climatica, sul tema della prosperità, sul tema della pace. Quindi prendere l'iniziativa. E la seconda cosa che ho imparato da Papa Francesco è che lo Spirito di Dio ci rende uomini e donne liberi, liberi di osare e liberi di prendere iniziativa. A Parigi erano presenti i rappresentanti delle grandi religioni mondiali e di tutte le chiese cristiane. Ciò di cui molti non si sono accorti, ma che era evidente agli occhi di tutti, è che tra i vescovi c'era un vescovo che tra l'altro aveva il calemaffio bianco, quindi il più riconoscibile, della Chiesa russa ortodossa, il quale era presente al convegno, e c'era anche un vescovo ucraino, latino, della Chiesa latina di Kiev. Dico questo perché in fondo noi siamo arrivati a Parigi dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi, dove non c'erano russi, perché i russi non sono stati ammessi alle Olimpiadi per ovvie ragioni, che così è stato deciso. Ma un discorso religioso non può escludere nessuno. E dunque noi abbiamo invitato la Chiesa russa, perché speriamo sempre che la Chiesa russa possa essere quel grimaldello, diciamo, che interferisce col potere russo per un discorso di pace che oggi manca. E questo vescovo russo ha anche firmato sul sagrato di Notre Dame, dove abbiamo fatto il momento finale, un appello di pace, confermato da tutti i rappresentanti. In questo appello hanno scritto alcune cose molto semplici, però la più semplice ed efficace, direi, era questa: la vera vittoria è la pace. E dunque volevo portare alla vostra attenzione questo fatto, che la vera vittoria non è quella degli uni e degli altri, ma la vera vittoria è la pace. Grazie. E mi permetto di salutare qui il vescovo Joseph Marie, Joseph Marie,
che viene dal Camerun. Prego, benvenuto. Arcivescovo della diocesi di Balmaione al Camerun, che è un paese dell'Africa occidentale, e che è un grande amico fraterno del cardinale Avelin, che ci ha accompagnato in questa avventura francescana bolognese. Grazie, Monsignore. Grazie. C'est un bon exemple parce que nous le connaissons depuis 45 ans et c'est l'amitié qui construit la paix. Lo conosco da 45 anni ed è proprio l'amicizia che costruisce la pace. Merci beaucoup, Marco.